Allora, Marco Carraro, prima partita della stagione, una risposta abbastanza convincente nonostante il caldo che si respirava qui a Pietralunga, c'erano diciamo 35 gradi, però mi è parso che la squadra abbia risposto già alle situazioni, alle sollecitazioni del vostro allenatore. Sì, è stata una buona partita, comunque sensazioni sono positive, abbiamo cercato di mettere in atto i primi concetti che ci ha dato il mister e niente, abbiamo messo un po' di primi minuti nelle gambe che servono sempre in questo inizio di stagione. Sì, soprattutto i primi minuti si è vista una squadra che ha cercato sempre la giocata di giocare a pallone, delle verticalizzazioni, e ne sono un esempio anche i primi gol, il primo e il terzo gol mi è parso di vedere. Sì, è quello che ci viene chiesto, di giocare appena possibile in verticale, perché quello che conta nel calcio sappiamo che sono i gol, quindi prima andiamo nell'area avversaria meglio è. E niente, abbiamo cercato di fare questo. Senti, oggi appunto, nonostante le altissime temperature, si è vista diciamo una robusta affluenza di pubblico, c'erano 600, non meno di 600 unità abbiamo calcolato, questo diciamo è poi per un amichevole diciamo non sulla carta tecnicamente di richiamo. Quindi questo vuol dire che è un pubblico che vi starà vicino molto durante quest'anno, si aspetta molto da voi. Sì, no, sicuramente dobbiamo fare molto per i nostri tifosi che anche fino all'ultima partita dell'anno scorso ci hanno sempre seguito, quindi devo dire che si meritano tanto e dobbiamo fare il massimo come abbiamo sempre fatto per dargli delle grandi soddisfazioni. Senti, chiudo con una domanda di carattere più personale. Cosa ti aspetti quest'anno? Perché la società ha dimostrato, riprendendoti, di puntare molto su di te, insomma. Ma sì, sono contento di rimanere qui a Perugia. E niente, come gli altri, credo che il mio obiettivo sia di aiutare la squadra come quello di tutti gli altri, non, né più né meno. E ovvio che tutti vogliamo giocare, si spera di fare il meglio per la squadra e quello che viene, viene. Grazie.